siamo, vi porto un'altra volta in Alto Adige. Come sapete io adoro i dolci e le ricette di casa mia e sul canale, così come sul blog, potete trovarne diverse. A questo proposito vi lascio in info box la playlist delle ricette dell'Alto Adige, tra cui ce ne sono anche alcune di salate, come per esempio i famosissimi canederli. Qui vi propongo la torta al grano saraceno, che è una torta gluten free, quindi adatta anche ai celiaci, grazie proprio a questa farina naturalmente priva di glutine. Un consiglio sulla farcitura: usate preferibilmente una marmellata di mirtilli rossi, che però so non essere proprio facilissima da trovare, e potete quindi sostituirla con un'altra marmellata che sia però leggermente acidula, come per esempio quella di Lamponi. La lista completa degli ingredienti la trovate sul blog menomalesongolosa.com e il link diretto è qui sotto in info box. Cominciamo! Come prima cosa preparo la mela, la sbuccio e la grattugio, ma non troppo finemente. Mi occupo poi anche delle noci, che trito in un blender. Potete anche usare le mandorle, quelle però non pelate, se le preferite alle noci. Monto gli albumi con un pizzico di sale e quando cominciano a gonfiare unisco gradualmente anche lo zucchero. Io uso quello di canna e i miei albumi hanno per questo un colore non esattamente candido. Lascio da parte e continuo con il resto. Monto a questo punto il burro morbido con lo zucchero, aggiungo poi uno alla volta i tuorli. È il momento delle farine con il lievito, che unisco via via sempre amalgamando bene senza dimenticarmi della buccia di limone, anche se questo in realtà è un lime. Aggiungo anche la mela grattugiata, mescolo, aggiungo anche le noci, mescolando sempre con la spatola o con un cucchiaio di legno. È il momento dei bianchi. Dapprima unisco una cucchiaiata di albumi e mescolo energicamente così da ammorbidire l'impasto, poi però comincio ad amalgamare il resto degli albumi mescolando delicatamente dal basso verso l'alto, fino a che si avrà un composto uniforme. Dopo aver unto una teglia da 24 cm, la infarino con l'amido di mais, sempre per essere gluten free, e distribuisco bene il composto nella teglia. In forno a 180 gradi per circa 45 minuti, però fate sempre la prova dello stecchino per essere sicuri. Una volta cotta lascio freddare completamente la torta, anche tutta la notte, prima di farcirla. La taglio in due e la farcisco con la marmellata abbondantemente, come sempre. Ricopro con l'altra metà di torta e lascio riposare di nuovo qualche altra ora prima di assaggiarla. E infine decoro con dello zucchero a velo. Il top è servirla con una cucchiaiata di panna non zuccherata, non molto montata, quindi che abbia una consistenza ancora cremosa. Spero che la ricetta vi sia piaciuta e se così fosse fatemelo sapere lasciandomi un like, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella per non perdere i miei video, ma soprattutto seguitemi su Instagram per vedere quotidianamente le cavolate che pubblico. Un bacione inzuccheratissimo e alla prossima! 'Cause in the kitchen I was born.